gioco della pittura mi dà la possibilità di suggerire senza asserire, di svelare senza illustrare, la possibilità di esorcizzare attraverso il colore, liberarsi e librarsi, alleggerirsi alla calviniana maniera, grazie all'immagine, alla visione. La pittura è un po' un istinto primordiale, mi riconduce alla bellezza di un tempo lento, soprattutto la pittura d'olio, un tempo incomprimibile, che mi fa rivenire in mente il lavoro artigianale di famiglia in panetteria con mio nonno Cristoforo, con questi tempi lunghi fatti di impasti, di attese. È incredibile notare come mischiare l'acqua calda, la farina, gli ingredienti, quindi anche semplicemente cucinare, impastare, il fuoco che osservavo per ore. È la stessa sensazione del dipingere con i pigmenti, con i pennelli, ha proprio la stessa manualità del gesto. Da qui nasce la mia pittura, la mia famiglia vecchia, i miei affetti, la mia nuova famiglia, i miei incontri, i miei lunghi viaggi. Tutto questo insieme ai pennelli, ai pigmenti, ai supporti, agli autori, le mostre, le letture, improvvisamente appare come una visione. E in questa visione la cosa incredibile è che se tu non lo fai, nessun altro lo farà per te. E quindi quest'idea del fare con le infinite possibilità che appunto l'arte ci può restituire, come un caleidoscopio che è incredibilmente semplice, fatto di pochissimi elementi, plastica, specchi, ma che dà infinite possibilità. E in questo mi viene in mente Einstein che diceva: "Creativity is intelligence having fun." La creatività è un'intelligenza che si diverte. Cristoforo Russo, artista, nato a Torre del Greco, un paese nella provincia di Napoli, e benvenuti nel mio studio.